Bene, allora buongiorno, grazie a tutti per essere qua. Come sapete, io sono Rita Vanini, sono stata senatrice del territorio in Commissione Cultura e Istruzione e stamattina siamo qui per parlare e presentare l'interrogazione che è stata fatta dall'europarlamentare Sabina Pignedoli, che è qui, e il lavoro che noi continueremo a fare con l'onorevole Enrico Cappelletti alla Camera per quanto riguarda la cittadella dello sport di Tessera, della quale adesso vi daremo informazioni per fare il punto della situazione. Lascio subito la parola all'onorevole Sabrina Pignedoli, che appunto ci racconterà il percorso che è stato fatto all'aeroporto. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Noi, su suggerimento di Orietta e del gruppo del territorio del Movimento 5 Stelle, abbiamo portato avanti questa interrogazione alla Commissione europea, perché nel progetto sono previsti 93 milioni di euro per il PNRR. Allora, il problema è che il PNRR non può essere speso per qualsiasi cosa, deve essere speso per capitoli ben definiti. Quindi sapete benissimo, c'è tutta la questione del Green New Deal, c'è la questione della digitalizzazione, ci sono altri pilastri che il nostro governo ha individuato. E questo progetto non è assolutamente conforme, secondo il nostro punto di vista, a quello che dovrebbero essere le spese del PNRR. E quindi abbiamo chiesto alla Commissione che cosa ne pensa al riguardo. In particolare ci sono diversi punti che abbiamo sollevato. Allora, questo progetto, secondo noi, non è in linea con la missione numero 5, delle linee guida del PNRR, secondo la quale questi soldi devono essere spesi per il risanamento delle aree disagiate. Voi vedete anche da lì, poi lo vedrete meglio, questa è un'area agricola, non è un'area disagiata. E poi voi comunque abitate sul territorio, lo sapete benissimo, non è un'area disagiata, si tratta di aree agricole con flora e fauna che sono significative. Aree disagiate sono per esempio Porto Marghera. Perché questo progetto non viene fatto lì? Forse perché costa di più rispetto a fare una colata di cemento su un terreno agricolo? Poi, secondo punto, e mi riallaccio a quello di prima sostanzialmente, cementificazione, quindi consumo del suolo. Sono 40 ettari di cementificazione in un'area verde e questo va contro, secondo noi, il regolamento che prevede di non arrecare danni significativi ai beni naturali. Quindi le attività sul territorio devono essere ecosostenibili. In questo caso noi pensiamo che non lo siano assolutamente e che siano anche contrarie proprio agli obiettivi del Green New Deal, che è proprio quello, cioè valorizzare le aree verdi e l'ambiente dovrebbe proprio essere l'obiettivo principale dei fondi del PNRR. Poi, altro elemento molto importante è la questione del fatto che questo progetto è limitrofo a due aree che sono protette da due differenti direttive, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, e sono la Laguna Superiore di Venezia e la Laguna di Venezia. Quindi anche questo abbiamo chiesto alla Commissione, è conforme con le regole della Commissione, conforme con queste direttive, questo progetto? Poi il progetto prevede inoltre un tratto di viabilità da Tessera all'aeroporto, che però interferisce su un sito UNESCO. È permesso tutto ciò? E quindi queste sono le principali questioni che abbiamo posto alla Commissione europea. In realtà la risposta doveva già essere arrivata, perché di solito ci vogliono 60 giorni di tempo per avere una risposta. E visto che si tratta di questioni tecniche, perché noi abbiamo citato tutti i regolamenti, pensiamo che la Commissione si stia prendendo qualche tempo in più anche per valutare meglio, anche perché considerate che i fondi del PNRR sono proprio adesso al centro di tutti i controlli che vengono fatti. E una cosa su cui bisogna stare molto attenti è non è che noi prenderemo in giro la Commissione europea, cioè
Adesso la Commissione ha valutato il nostro PNRR a livello globale, non nei singoli progetti. Poi arrivano i soldi, una parte, e poi lo sapete che arriveranno a scadenze man mano che procede l'opera. E arrivano una parte di soldi, si comincia un'opera, poi dopo, quando la Commissione vede che non è conforme, quei soldi bisogna restituirli. Quindi se questi soldi che arrivano non sono conformi, cioè se quest'opera non è conforme, poi quei soldi qui ricadono sui cittadini di Venezia. Non è che arrivano dall'Unione Europea, non ce li manda più la Commissione, anzi bisogna restituire quelli che vengono dati. Per cui non pensiamo di fare i furbi con queste cose. Altro elemento, c'è un piccolo conflitto di interessi? Cioè, lì verrà fatto il palazzetto dove giocherà la squadra di basket del sindaco. Domando, c'è un piccolo conflitto di interesse? Non lo so. Sì, se posso aggiungere, ti ringrazio Sabrina, non è stato attivato nessun processo di partecipazione con gli attori economici e la società civile. Questa è una mancanza gravissima che appunto noi vogliamo sottolineare, perché è contrario a tutto ciò che è indicato e previsto nelle convenzioni di Aarhus sulla partecipazione sulle decisioni ambientali, in materia appunto ambientale, che invece dovrebbe essere assolutamente rispettato. Si rinnovano quindi delle modalità molto discutibili sulle quali noi invitiamo a riflettere da parte di non solo l'amministrazione, ma la visione stessa di molte situazioni anche imprenditoriali su ciò che sarà il futuro urbanistico e non solo e infrastrutturale che graveranno sul territorio della città metropolitana e di Mestre in particolare. Grazie, volevo passare la parola a Enrico Belletti, che è il nostro rappresentante alla Camera. Per fare anche qualche considerazione un po' più generale anche dal punto di vista nazionale. Il Movimento 5 Stelle viene spesso identificato come il movimento del no. Siamo qui per dire no ad un'opera, ma in realtà non siamo contrari, noi siamo favorevoli, però che venga fatta coerentemente con il PNR in una zona degradata che deve essere riqualificata. Italia Nostra ha suggerito Marghera, è da sostenere fortemente quella proposta, ma non c'è solo Marghera, ci sono tantissime aree ormai già cementificate che possono essere utilizzate allo scopo e quindi rigenerate. Pensate che Venezia, cioè già il Veneto ha un triste primato a livello nazionale, siamo la seconda regione d'Italia per cementificazione, con il 12,55% di territorio già cementificato, grazie soprattutto agli ultimi 20 anni di centrodestra. Grazie soprattutto agli ultimi 20 anni di centrodestra, perché ci siamo trovati in questa situazione? Parliamoci chiaramente, perché se cambiamo con un colpo di penna e diamo la possibilità di costruire su un terreno agricolo, quel terreno agricolo decuplica il proprio valore. E così facendo creo delle ricchezze e creo consenso elettorale. E questo è voto di scambio, signori. Negli ultimi 20 anni c'è stato voto di scambio, per questo siamo al 12,55% di territorio consumato nella nostra regione, primato, seconda regione in Italia. Venezia è in cima alla classifica tra le province venete, seconda sulla Padova con il 14,21% del territorio cementificato. E dobbiamo continuare a cementificare, nonostante che abbiamo ampia disponibilità di zone degradate che possono essere utilizzate allo scopo. E secondo me è un'occasione straordinaria quella del PNRR. Poi c'è un aspetto, se vogliamo, anche ironico. Il centrodestra dichiarava il PNRR una truffa, un provvedimento truffaldino per i cittadini, un cappio al collo per i cittadini, adesso fanno la corsa per accaparrarsi fino all'ultimo euro, ma non coerentemente con lo scopo che è stato richiamato, che è quello del verde, del green, della creare posti di lavoro, quindi occupazione, sviluppo economico, con la transizione energetica, oppure con la digitalizzazione, andando a consumare ulteriore terreno agricolo e verde, una cosa veramente che si commenta da sola. D'altra parte, che da questo centrodestra, che è rappresentato in comune ma anche in regione e ahimè anche al governo del paese, ci sia poca sensibilità ambientale, l'abbiamo visto con le trivelle, cioè con quel rischio veramente che abbiamo tra capo e collo, noi come Veneti, in particolar modo per la zona del Delta del Po, di alimentare ulteriori fenomeni di subsidenza in una zona che ha già costato, già pagato un prezzo carissimo da questo punto di vista. Pensate, una diminuzione del livello del suolo di 3 metri, addirittura di 4 metri in alcune zone, che
che ha necessitato investimenti miliardari da parte dello Stato per rifare gli argini. Quindi andiamo a fare a creare un sistema per cui ci siano degli utili, pochi, perché sappiamo che i giacimenti di gas nell'Adriatico sono, anche potendoli in astratto sfruttare fino al 100% in poco tempo, cosa impossibile, e comunque potrebbero essere sufficienti a coprire il nostro fabbisogno nazionale per un anno, forse anche, perché più si estrae più aumenta il costo ovviamente dell'estrazione, quindi bisogna vedere fino a che punto si può arrivare, ma questo è semplicemente un modo per creare la privatizzazione degli utili e invece la statalizzazione poi dei danni, perché dovrà intervenire lo Stato per riparare e risanare i danni che vengono causati dall'estrazione. Cosa posso aggiungere? Che siamo definiti, il partito del no, quelli del no. No, noi siamo favorevoli a questo intervento perché venga fatto in un'area che non vada a consumare ulteriore territorio. Paradossalmente il sindaco di Venezia è stato promotore di una fondazione benemerita, che è la fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che ha per scopo la tutela del territorio, quindi lo sviluppo, ma che deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, anche economico, sociale e soprattutto urbanistico. Ora io chiedo al sindaco, che è promotore e fondatore di questa fondazione, e chiedo alla fondazione, ma qual è il parere della fondazione che ha appunto come missione la tutela del territorio rispetto a questo progetto? Perché sarebbe interessante, in considerazione del fatto che la città e il sindaco di Venezia hanno un ruolo importante in questa fondazione. Detto questo, siamo quelli del no delle trivelle, eravamo anche in buona compagnia nel 2016 quando c'è stato il referendum. Vi ricordo che Giorgia Meloni definiva Renzi, che all'epoca voleva invece incrementare i prelievi di gas dalle piattaforme petrolifere, lo definiva come servo delle lobby. Mi pare che nell'arco di qualche anno quel no, che è diventato un sì, forse qualche problema di coerenza lo continui a mantenerlo. Ecco, quindi ripeto, non siamo affatto il movimento del no, siamo il movimento del sì, ma che sia un sì coerente con quello che abbiamo sempre fatto e detto, e anche con il finanziamento del PNRR, che potrebbe essere, anzi è uno strumento straordinario per poter fare anche questo tipo di intervento, e però che sia coerente con il suo scopo, sia quello della rigenerazione urbana, quello della svolta green, quello dell'occupazione grazie a questo tipo di investimento, che vada nella direzione della sostenibilità e quindi della rigenerazione urbana dove c'è bisogno, non andando a consumare ulteriore suolo in una provincia, in una regione che ahimè ha già pagato un prezzo troppo alto da questo punto di vista. Grazie Enrico. Volevo solo aggiungere che noi abbiamo già presentato un controdossier all'UNESCO, nel quale appunto siamo stati promotori, dove abbiamo segnalato tra le tante altre cose che a nostro avviso non sono sostenibili e non sono pertinenti a quanto sta accadendo su questo territorio, e oltre a questo appunto la Commissione dell'Europarlamento con Sabrina Pignedoli seguiremo la vicenda per capire quale sarà la risposta e quali saranno poi le linee di indirizzo e le indicazioni che verranno date dalla Commissione. Volevo dare la parola al dottor Vigoletto, che cura la parte tecnica, che ci dà appunto una spiegazione dal punto di vista urbanistico di quanto sta accadendo e di quanto sarebbe previsto. Prego. Sì, buongiorno a tutti, sono stato anche candidato al Senato per conto del Movimento 5 Stelle. Volevo brevemente dire solo questo, che come è stato detto dagli onorevoli, il PNRR, fortemente voluto dal governo Conte, doveva essere un ponte per la trasformazione della nostra cara Italia verso nuove tecnologie, nuove forme di produzione di energia, nuovo rapporto con l'ambiente, nuovo rapporto con l'istruzione, con la sanità. Invece qui cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte a veri e propri progetti vecchi di decine d'anni tirate fuori dal cassetto all'ultimo momento, disperatamente. Vi faccio vedere solo questo. Beh, innanzitutto questa immagine dal satellite è un'immagine di una settimana fa. Quindi
l'area di cui stiamo parlando è totalmente agricola, cioè non c'è nulla da rigenerare, non c'è nessuna periferia degradata. Io personalmente abito a Tessera, a Tessera non c'è criminalità, ci sono tutte villette a schiera, fatte da persone benestanti, ci sono i piloti e gli equipaggi che lavorano all'aeroporto, ci sono percorsi nel verde lungo i fiumi, in laguna, piste ciclabili, un Eden, dove vediamo ormai dopo l'eliminazione degli inquinanti alla fine degli anni 90, sono tornati gli animali, le garzette, gli aironi, le volpi, e le anatre, un vero e proprio giardino dell'Eden, a due passi dall'area archeologica di Altino. Vi dico solo che dentro questa macchia, che non è una macchia, è Forte Peppe, è stata rilevata una villa romana del secondo secolo. Ecco, quest'area naturale, che è la parte di gronda della terraferma non cementificata, perché a sud sapete che tra gli anni 20 e gli anni 50, con la costruzione di Mestre e della zona industriale, è stato cementificato tutto. Questa è un'area ancora vergine, ma il progetto dello stadio sottende in realtà una nuova grandissima urbanizzazione che porterà a spostare verso nord tutta una serie di servizi, svuotando ulteriormente di funzioni la città di Mestre. La nuova stazione per l'alta velocità, di cui se ne discuteva anche oggi sui giornali. Vi faccio vedere come lo stadio si inserisce all'interno del PAT del 2014 delle giunte di centro-sinistra. È vero che il sindaco dice ma abbiamo ridotto le volumetrie, ma in realtà le volumetrie di qualcosa che non esiste, è un'area verde. Se tu utilizzi comunque una parte di volumetrie del PAT del 14, vuol dire che tu fai una nuova cementificazione. Non devi guardare gli strumenti urbanistici insani e mai realizzati, devi guardare la situazione ambientale, che è una situazione incontaminata. Tu comunque su 100 ettari di interventi, 40 ettari sono di parcheggi anche interrati, strade tangenziali e nuova edificazione. E poi tutto attende, tutto è in attesa, tutto è collegato innanzitutto col nuovo terminal del Montiron, che non è Montiron ma è qui a Canoghera, quindi una nuova via di accesso alla laguna e alla città di Venezia, che si collegherà su quello che vi dicevo prima, la grande attesa. La grande attesa è per il master plan del 2030, del 2035 dell'aeroporto, che ci riserverà una grande sorpresa. Non sappiamo ancora se sarà realizzata la seconda pista, comunque la Save ha già comprato le aree. Questo non è un disegno di un piano, ma un disegno patrimoniale di aree acquisite dalla società che gestisce l'aeroporto. Cosa ci riserverà il master plan dell'aeroporto 2030-2035? La seconda pista, sicuramente la nuova cittadella aeroportuale, sicuramente il Vertipro porto per i droni, di cui si è parlato sui giornali ampiamente. Sicuramente si innesterà con la urbanizzazione dello stadio, che si tiene a sinistra di quella linea gialla che è la bretella autostradale aeroportuale. Tutto a destra sarà costruito dall'aeroporto, che essendo struttura aeroportuale sarà in deroga agli strumenti urbanistici. Quindi noi diciamo attenzione non agli abitanti di Tessera o agli uccellini, attenzione a Mestre, un grido disperato, guardate che vi stanno pensando di svuotare ulteriormente di funzioni Mestre come una canoccia per realizzare una Mestre, una nuova Mestre con i fondi della rigenerazione urbana e del Green Deal. Io vorrei dire che è veramente una presa per il naso. Ultima cosa e poi finisco, ricordo che per fare scopa il progetto totale costa 300 milioni di euro. È vero che 93 sono del PNR, ma i rimanenti 200, una parte 100 e 100 milioni di euro vengono da estinzione di mutui.
ma l'altri 100 milioni di euro sono un indebitamento per i prossimi 30 anni a carico dei contribuenti del Comune di Venezia. Visto tutto questo, io direi che la cosa perfetta è citare il nostro presidente Zaia. Ragioniamoci sopra se una cosa del genere ha un senso. Grazie. E voglio solo aggiungere un'ultima osservazione e una riflessione da condividere. Non vogliamo dimenticare nel 2007 l'allagamento e l'alluvione che noi abbiamo subito qui a Mestre, con purtroppo danni a 5.500 famiglie. L'equilibrio idrogeologico di questo territorio è fragilissimo. Quindi sarebbe auspicabile da parte nostra che gli interventi che si vogliono fare a livello di strutture e infrastrutture sul territorio fossero interventi mirati non solo al recupero del degrado urbano e non solo, di Mestre e di Marghera, sul quale il PNRR non spende un centesimo ed è abbandonato da decenni, cosa gravissima. Ma anche la messa in sicurezza del territorio urbano di Mestre e di tutte le municipalità che sono nel contorno di questa cintura, che purtroppo dalle ultime verifiche che stiamo facendo non sono ancora in sicurezza, e con i cambiamenti climatici gli interventi che si vogliono fare porteranno ad aggravare senz'altro le condizioni richieste minime riguardo alle fognature e a tutto il resto dell'intera città metropolitana. Quindi auspichiamo una risposta che sì, per noi sia significativa. Speriamo che arrivi al più presto, comunque quando appena arriverà ve la faremo sapere. E poi, comunque, abbiamo già fatto altre interrogazioni per altre questioni che hanno riguardato sia il territorio veneto, sia per esempio il territorio del Friuli Venezia Giulia, Trieste, e la Commissione è sempre stata abbastanza ferma su cosa si può fare e cosa non si può fare. E per cui stiamo attenti, perché veramente questi fondi del PNRR che arrivano, poi dopo sarà, cioè o li dovremmo restituire oppure dovranno essere coperti assieme ai 100 milioni che saranno a debito per 30 anni sui cittadini, altri 93 milioni che poi si trovano sempre i cittadini di Venezia a dover pagare per un palazzetto che ha molta utilità sicuramente per il sindaco. Bene, ci sono delle domande? No. Sì, in realtà forse avete parlato mentre non c'ero, quindi vi chiedo scusa perché sono in ritardo. Ma Giacomo Conte, il Corriere della Sera. Mi pare di aver capito che avete accennato alla possibilità alternativa di Marghera. Sì. Come vorrei capire un attimo meglio questa proposta alternativa, visto che ve lo dico proprio sinceramente, il sindaco sta continuando a dire ci dicono no, ma non ci propongono alternative. Quindi allora, io parlo per la parte della che abbiamo fatto nell'interrogazione, cioè noi nell'interrogazione abbiamo sottolineato il fatto che vengono usati i soldi del PNRR che dovrebbero andare della missione 5 secondo le linee guida italiane, che dovrebbero andare per il risanamento delle aree disagiate. Questa qua non è un'area disagiata, è un'area agricola, è un'area con flora, fauna, quindi non è disagiata. Per cui perché non viene spostato questo tipo di progetto, per esempio a Porto Marghera, che invece è un'area disagiata? Non viene spostato lì forse perché costa di più fare un'opera del genere a Porto Marghera piuttosto che fare una colata di cemento in un'area agricola? Domando. E questo che è uno dei punti che abbiamo sottolineato alla Commissione. E qua ci sarà una cementificazione di 40 ettari di un'area verde, quando il regolamento dell'Unione Europea dice chiaramente che bisogna costruire senza arrecare danni significativi ai beni naturali, e il PNRR ha come prima missione il Green Deal. Quindi voglio dire, perché non si fa un progetto appunto a Porto Marghera per risanare delle aree che, come sapete bene, insomma, sono degradate e invece si cementifica un'area agricola? Forse è un vantaggio economico? Posso aggiungere una cosa? Innanzitutto faccio presente che, detto tutto questo, si cela anche, chiamiamola così, una incongruenza sportiva.
nel senso che leggendo il rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica si legge che si pone il problema ai tifosi veneziani di Venezia, delle isole, come fanno a raggiungere lo stadio, perché vi faccio presente che lo stadio, proprio per non interferire con la nuova pista di progetto, sarà messo sopra dove c'è l'ansa del Dese, cioè sarà praticamente non lo stadio di Tessera ma lo stadio di Dese. Ecco, andrebbe detto ai tifosi veneziani, quindi è scritto nel rapporto ambientale, quindi non sono cose che mi invento io, che poi una volta arrivati col vaporetto alla darsena di Tessera ci saranno delle gavette che andranno su e giù per portare i tifosi allo stadio. Già questo è inquinamento. Ma detto questo, e rispondo alla domanda, se si facesse a Marghera, risanando anche il waterfront, si potrebbe arrivare direttamente col vaporetto da Venezia senza l'uso di navette. Poi ricordo al sindaco che a Porto Marghera esiste tutto un sistema di uscite autostradali, di binari, e con una piccola estensione ci potrebbe arrivare il tram, che qui non assolutamente a Tessera non arriva perché si ferma a Favaro. Quindi io personalmente, e anche l'ex senatrice Vanin, lanciamo una sfida al sindaco. Ci troviamo a Marghera lunedì prossimo di mattina e lo accompagniamo noi a vedere quelle che potrebbero essere le aree idonee abbandonate perfette per ospitare questo impianto sportivo, perché lo ribadiamo, noi siamo assolutamente favorevoli allo sport, che è un elemento indispensabile per la salute umana, per l'educazione dei giovani. Quindi noi non siamo contro lo sport, noi pensiamo che sport e recupero dell'ambiente potrebbero fare scopa se le nuove attività sportive fossero insediate in aree urbane realmente degradate. Pensate voi, creare un polo di sport e anche recuperare Porto Marghera, veramente questo farebbe sì che il sindaco potrebbe passare alla storia. E invece una cosa del genere, come diceva l'onorevole Cappelletti, è l'ennesima furbata di un amministratore locale veneto che spera di farla franca, ecco, tra recuperare e avere una visione della città e sperare di farla franca, in mezzo c'è un universo. Sì, l'ultima nota è che su Porto Marghera e su Marghera non c'è una visione, non c'è un progetto, ma questo il sindaco non lo deve chiedere nel vuoto a chissà chi, dovrebbero farsi loro promotori di una progettualità sostenibile e che vada soprattutto a recuperare le aree che in questo momento sono aree SIN, quindi altamente inquinate, sulle quali non dimentichiamo ci saranno tutti i percorsi attuati che verranno organizzati per il terminal e non solo. Quindi recuperare giustamente waterfront è importantissimo, sarebbe una visione della città che cambierebbe la prospettiva non solo economica ma anche sociale del territorio. Grazie. Bene.